sgominato il mandamento mafioso di Bagheria. Alle prime luci dell'alba, 500 carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato 31 tra boss e gregari delle famiglie di diversi comuni della provincia di Palermo. La cosca aveva ricostruito un direttorio con a capo l'anziano boss Nicola Greco, ma con la guida operativa del più giovane Giuseppe Di Fiore. Nel corso delle indagini sono stati inoltre identificati gli esecutori materiali dell'omicidio di Antonio Canu, ucciso a Caccamo il 27 gennaio 2006, e del tentato omicidio di Nicasio Salerno, sempre a Caccamo il 23 agosto 2005. Sono state ricostruite anche 44 estorsioni, 4 danneggiamenti, una rapina e una tentata rapina, 4 progetti di rapina sventati. Tutto da rifare nel processo al re dei supermercati siciliani, il catanese Sebastiano Scuto. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a 12 anni che era stata emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Catania. Non è vero che le trivellazioni alla ricerca di idrocarburi provochino terremoti. Enzo Boschi, geofisico di fama internazionale, smentisce l'allarme lanciato dal Movimento 5 Stelle. Falso, secondo l'esperto, anche che creino danni alle falde acquifere causandone l'abbassamento. Cibo, bevande e griff contraffatte nell'estate dei palermitani. La Guardia di Finanza denuncia 12 persone, ne multa altre 22 e sequestrano una tonnellata di alimentari e 30.000 capi di griff contraffatte in una vasta operazione fra le spiagge della Sicilia occidentale. Ci sono anche 124 bambini, 10 neonati e diverse donne incinte fra i 443 migranti soccorsi nel canale di Sicilia. Gli extracomunitari sono stati trasbordati sulla motonave Bergamini della Marina Militare, a bordo della quale sono stati assistiti in attesa di essere sbarcati sulla terraferma d'Augusta. Nuovo sgombero dei senza casa a Palermo. Una decina di famiglie occupanti l'ex istituto del Sacro Cuore sono state sgomberate dalle forze dell'ordine. Si tratta di famiglie che in passato avevano già subito altri sgomberi. Restano circa 200 le famiglie che occupano abusivamente immobili abbandonati, molte dei quali appartenenti alla Curia. Dopo una primavera fresca e piovosa arriva in Sicilia un graduale aumento delle temperature a partire dal weekend. Subiranno un sensibile aumento con l'arrivo dell'anticiclone africano dall'Algeria che porterà i valori fino a 30 gradi, con un probabile ulteriore aumento dall'inizio della prossima settimana. Per tutti gli aggiornamenti, le altre notizie e video, seguici su www.blogsicilia.it.